Rieccomi dopo qualche settimana senza dirette su questa pagina, ogni tanto mi mancano, allora ritorno, ricompaio. E oggi è anche un'occasione particolare perché lo spunto per questa diretta, che non ho preparato particolarmente, non è che ho messo giù delle slide e degli appunti, ma parlerò un po' a braccio, spero che la roba, che la cosa venga fuori anche abbastanza simpatica, adesso che magari mi aiutate anche voi, no? Io confido che qualche vostro commento mi dia degli spunti che mi permettano di approfondire, magari creino un po' di brainstorming sull'argomento. Comunque, Safer Internet Day è la giornata di oggi, una giornata internazionale che si celebra più che altro in Unione Europea perché è stato un evento istituito dall'Unione Europea nel 2004 che ci portiamo dietro da un po' di tempo, cioè la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza di Internet, di un Internet più sicura. Come al solito vi chiedo di darmi una mano a condividere questo video, lo faccio anch'io, lo condivido sulla mia bacheca personale, questa che state seguendo, come sapete, è la pagina pubblica, che è il luogo in cui in realtà succedono e passano le cose più interessanti, però per coloro che mi seguono anche sul profilo privato, così lo possono vedere. E se conoscete qualche gruppo, siete parte di qualche gruppo su Facebook, che tratta questi temi in cui l'argomento della sicurezza di internet può essere rilevante e interessante, vi sarei grato se mi deste una mano a condividere questa diretta. Quindi basta cliccare sul tastino condividi e eccolo, l'ho fatto. Buongiorno. Allora, ecco, vedo che ci sono due o tre persone che stanno seguendo. Grazie. Allora, come dicevamo, è un evento, una giornata di sensibilizzazione, quindi il sito web che vi ho messo qua nel link sotto la pagina sono, come vedete, la pagina generale di Wikipedia che parla dell'evento e poi il sito relativo all'edizione di quest'anno. In realtà, se cercate su Google Safer Internet Day edizione 2021, vi manda al sito generale, quello col .org, quindi quello internazionale, all'interno del quale potete scegliere poi gli eventi geografici, no? Legati a singoli paesi. Quindi, se andate sull'Italia, vi rimanda ad un altro sito web che si intitola generazioniconnesse.it. Generazioni Connesse mi sembra, come dire, abbastanza emblematico di quale sia il problema del safer internet, di un internet più sicuro, cioè il distacco generazionale, il fatto che quello che stiamo vedendo in questi giorni, se avete notato, ieri ho fatto passare questo video sulla mia pagina, se non l'avete notato potete andare indietro basta andare indietro di due o tre post, ieri sera l'ho pubblicato, è un video del garante privacy, del garante della protezione dei dati personali italiano, in realtà è uno spot pubblicitario, dura 30 secondi, lo vedremo passare in TV, in queste settimane sulle TV nazionali, che cerca insomma, di mettere un po' di pulce nell'orecchio ai genitori e agli educatori, a coloro che hanno a che fare con bimbi, diciamo, in età scolare e quantomeno under 13. Perché cosa? Sul tema dell'accesso ad alcune piattaforme social. Il tutto nasce da un fatto di cronaca abbastanza triste e spiacevole. Che ha riguardato una bambina che aveva un account su TikTok e che si è scoperto successivamente non avere l'età adeguata per poter essere su TikTok. Come sapete, i canali social, scusa, le principali piattaforme social pongono un limite d'età, lo stabiliscono loro sulla base delle loro regole interne. Però tendenzialmente questo limite d'età è stabilito sui 13 anni, poi alcune dicono 14, alcune dicono 16, però TikTok, quella in questione, ha un limite di 13 anni. Però il problema qual è? Qual è il fatto che il problema è che questa dichiarazione dell'età è molto labile, nel senso che chiunque può dichiarare un po' quello che vuole e non c'è un vero controllo da parte della piattaforma. Allora si presuppone che il controllo arrivi dalla famiglia, che arrivi dal genitore, cioè il genitore che dà in mano il cellulare al figlio dovrebbe controllarne anche le applicazioni che vengono installate e quali sono appunto e queste applicazioni a quali servizi permettono di accedere. Ci sono dei software che si possono installare, delle applicazioni che si possono installare sul cellulare per il cosiddetto parental control, cioè il controllo dei genitori generale, cioè
sono delle applicazioni che permettono di bloccare alcuni utilizzi, anche bloccare alcune ore della giornata in cui il cellulare non funziona se il genitore non inserisce una password e non lo sblocca. Quindi sostanzialmente si cerca di responsabilizzare il genitore o l'educatore, colui che ha la responsabilità sul minore di 13 anni, nel controllo di questa dichiarazione che viene fatta per accedere ai servizi. Molti genitori, adesso lo leggevo anche sul sito del Garante, molti genitori non avevano consapevolezza di questa possibilità, cioè davano il cellulare in mano al figlio, al bambino magari di 10-11 anni, e senza conoscere i rischi che ci possono essere nell'accedere da parte del bambino a servizi che non sono destinati a lui per l'età, per il tipo di contenuti, di funzioni che questi hanno. I social media sono un'arma a doppio taglio, chiaramente hanno tutto un aspetto di coinvolgimento anche ludico e sociale che ovviamente attrae il minore, il bambino, soprattutto in un periodo storico come quello di oggi in cui i minori non riescono ad avere molte occasioni per socializzare con i loro coetanei, quindi utilizzano queste piattaforme. Il problema è che queste piattaforme sono pensate per ragazzi che hanno un'età leggermente maggiore, 13 anni secondo me è comunque molto bassa, però vabbè, è vero che i 13 anni di oggi non sono i 13 anni dei miei tempi, io ho 42 anni, quest'anno faccio 42, quindi probabilmente appartengo già a un mondo diverso. Però ecco, la leva è tutta lì, la leva è cercare di far capire al genitore che sta a lui genitore, controllare a quali servizi accede il figlio a cui il genitore ha regalato il cellulare, no? E quindi questo spot del Garante cerca di far porre l'attenzione al genitore su questo aspetto. Cioè, se date in mano un cellulare al vostro figlio, cercate anche di capire che cosa ne fa e se accede a delle piattaforme, delle applicazioni che non sono destinate a lui perché c'è un limite d'età, non dovete fargliele aprire, appunto, non dovete permettergli di accedere. E i modi, dal punto di vista tecnico, ci sono. Alcuni mi hanno commentato che sì, c'è uno sì, il problema è che a volte il bambino di 10-11 anni è più abile del genitore nel gestire un cellulare. Questo è un tema molto molto delicato, la cosiddetta teoria dei nativi digitali, che in realtà è molto molto anche contestata. Io non sono io il massimo teorico di questi temi, quindi non dovete chiedere a me, però insomma, c'è questa teoria secondo cui le nuove generazioni hanno una certa predisposizione quasi innata, quasi naturale, all'utilizzo delle tecnologie, mentre il genitore che appartiene alla generazione più simile alla mia, insomma, tra i 40 e i 45, 50 anni, fa fatica a capire certi problemi, a gestire, proprio da un punto di vista a volte tecnico, no? Installare un'applicazione, installare un parental control, mettere una password che sia sufficientemente solida, che ci si ricordi, che non venga segnata e scritta su un bigliettino che il bambino trova, cioè piccole banalità. Però io quando faccio i miei corsi, insomma io mi occupo anche di questi argomenti nei miei corsi, faccio una piccola parte sulla sicurezza informatica, sulla sicurezza delle reti. Un concetto che cerco di far arrivare chiaramente è quello che nella sicurezza informatica spesso l'anello debole è quello umano. Quindi non è tanto un discorso di debolezza dei sistemi informativi, perché i sistemi informativi sono impostati, hanno tutte le cautele, no, per poter le applicazioni, i sistemi, le piattaforme online, i sistemi operativi, hanno tutte le caratteristiche per essere sicuri. Certo che se poi l'essere umano li rende non sicuri perché diciamo si comporta in modo imprudente, il problema torna sempre al punto di partenza. Cioè, possiamo avere un cellulare o antivirus, sistemi di controllo, parental control, ma se poi l'essere umano che deve gestire questi sistemi, queste applicazioni, non lo sa fare, lo fa in modo imprudente, lo lascia fare a qualcun altro, è chiaro che cadiamo nell'errore e ci esponiamo a rischi. Altra riflessione che volevo fare sul tema del Safer Internet Day è relativa al video documentario, possiamo chiamarlo, è una via di mezzo tra un documentario e un film un po' drammatizzato, che si chiama The Social Dilemma, che immagino chi frequenta la piattaforma Netflix abbia già visto un po' di tempo fa. Io invece prima frequentavo un'altra piattaforma, adesso finalmente anch'io mi sono convertito, ho sottoscritto l'abbonamento a Netflix per superare questo inverno di ulteriore lockdown,
E l'ho visto nei giorni scorsi, l'ho visto anch'io. E devo dire, a me è piaciuto abbastanza. Alcuni mi hanno commentato: vabbè, sì, carino, però dice delle cose molto, molto banali. Sì, può essere anche vero che siano banali, come al solito la banalità sta a volto nell'occhio di chi guarda, cioè è chiaro che chi mastica questi argomenti, certi, per chi mastica questi argomenti anche a livello lavorativo, buona parte delle informazioni fornite da questo documentario erano già note, no? Che veniamo profilati, che le piattaforme. Che gli service provider, gestori delle grandi piattaforme web, non sono no, dei francescani che fanno beneficenza, ma sono delle SPA, delle società per azioni che quindi devono fare business e che fanno business utilizzando le nostre informazioni e sfruttando la nostra profilazione, nulla di nuovo. Però appunto, secondo me la forza di quel documentario sta non tanto nelle informazioni che offre, perché, ripeto, quelle lì le possiamo trovare anche in altre fonti e diciamo, si dicevano anche in altri contesti già da molto tempo, ma nel fatto che coloro che vengono intervistati in questo documentario e che dichiarano, che forniscono queste informazioni, sono degli insider, cioè sono delle persone che hanno lavorato per anni all'interno delle grandi compagnie del web, che adesso sono, diciamo, il grande centro del capitalismo contemporaneo. E quello è sintomatico, nel senso, persone che hanno lavorato magari per 5, 6, 10 anni, 15 anni in grandi compagnie come Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest, hanno parlato tutti questi. Adesso iniziano a togliersi un po' di sassolini dalle scarpe anche a fare mea culpa, anche a fare ammenda per essersi prestati a innescare questo nuovo mercato, questo meccanismo che ora ci stiamo accorgendo sta un po' sfuggendo di mano e sta diventando pericoloso. Secondo me è lì la forza di quel documentario, cioè il fatto che a parlare siano davvero loro, quelli che fino a poco tempo fa erano i portatori di interessi, che avevano appunto tutto l'interesse a beatificare, a santificare queste nuove piattaforme, nuove, che poi più così tanto nuove non sono. Ecco, infatti anche quell'aspetto lì, cioè, le persone intervistate in The Social Dilemma sono stati dei dirigenti, quindi avevano posizioni apicali all'interno di queste società. E sono dei giovincelli, cioè il più anziano avrà avuto la mia età, cioè avrà avuto forse 40 anni, 39-40 anni, quindi addirittura più giovane di me. Ed è gente che è già da 10-15 anni in quel settore, quindi ci fa capire come quelle decisioni che poi hanno avuto un impatto sul nostro modo di comunicare, il nostro modo di vivere, di socializzare per il decennio successivo, siano state prese da ragazzi di 22-23 anni, cioè i capi, i dirigenti di queste società, quando hanno impostato i social media che tuttora noi utilizziamo, che io stesso sto utilizzando per fare questa diretta, avevano davvero 23-24 anni, quindi avevano innanzitutto quel mix di slancio innovativo che hai a quell'età, ma anche quel livello di incoscienza che non ti fa percepire davvero l'impatto, completamente l'impatto delle tue azioni. E adesso che invece hanno 35-40 anni, che invece sono, come dire, hanno l'occhio un po' più adulto, un po' più maturo, insomma, si trovano a dichiarare che alcune cose forse era meglio o non farle o farle dopo una riflessione più attenta. Questo, secondo me, è l'aspetto interessante di quel documentario, che vi invito comunque a guardare, chi avesse l'occasione. Però ecco, io vorrei spezzare una lancia a favore dei social media. Io, come sapete, sono un grande utilizzatore dei social media anche per comunicare e anche per fare divulgazione, e ritengo che siano uno strumento fondamentale, importantissimo per l'informazione, e che quindi nella bilancia, al momento nella bilancia delle cose positive che hanno portato, delle cose negative, diciamo, pesi ancora di più il piatto delle cose positive. Quel documentario è stato fatto, mi sembra, è stato girato e concluso nel periodo della prima ondata della pandemia, quindi non c'era ancora percezione della rivoluzione che la pandemia Covid avrebbe portato anche nel mondo della comunicazione. Cioè, probabilmente quelli che hanno, i registi, gli autori di quel video, quando l'hanno fatto,
pensavano che, come tutti noi, pensavano che la pandemia Covid sarebbe stata qualcosa, insomma, un passaggio di qualche mese, invece ci stiamo rendendo conto che sarà qualcosa che impatterà per almeno 2 o 3 anni e che poi porterà dei cambiamenti irreversibili. E questo aspetto, secondo me, nel documentario non emerge abbastanza, però ecco, questo per dire cosa, che pensate a cosa sarebbe stato il periodo del lockdown, quello più duro che abbiamo vissuto a marzo-aprile dell'anno scorso, ma anche quello di quest'inverno, e che non è ancora finito, perché insomma, siamo in area gialla, no? Io sono lombardo, sono di Lodi, quindi potete immaginarvi quanto l'ho vissuta sta cosa. Siamo in area gialla, siamo ancora in restrizione, però insomma adesso magari le cose stanno un po' migliorando, ma insomma ormai è quasi un anno che conviviamo con questa piaga. Pensate come sarebbe stato pesante, come sarebbe stato devastante anche a livello psicologico passare dei mesi chiusi in casa senza la possibilità di comunicare attraverso queste piattaforme, attraverso i social. Quindi non c'è dubbio, pensate come sarebbe stato diverso senza poter fare attività di didattica, di insegnamento, di informazione, di divulgazione, come quella che faccio io, di formazione online attraverso queste piattaforme, che effettivamente sono gratuite, sono facili da usare, sono a portata di tutti. Chiaramente, come ci spiega il The Social Dilemma, non sono gratis davvero, ma noi le paghiamo attraverso la disclosure della nostra vita personale, l'accesso, il consentire a lasciarsi profilare nelle nostre abitudini e a rendere i nostri comportamenti prevedibili da parte dei soggetti che in realtà sono dei soggetti commerciali e che quindi sfruttano questa informazione a livello commerciale. Questo non c'è dubbio. Però ecco, provate a pensare cosa sarebbe stato. Quindi io sono uno di quelli che ancora crede nella potenzialità, nelle potenzialità positive dei social media, ma devo ammettere che sono preoccupato per quello che sto vedendo, nel senso che mi rendo conto che la cosa sta sfuggendo di mano e potrebbe sfuggire di mano in modo davvero drammatico. Quello che è successo a gennaio, all'inizio di gennaio, al congresso americano è stato un campanello d'allarme molto molto grave. In generale quello che sta succedendo nella politica, cioè di come i social media incidono sul consenso politico e anche sull'informazione in materia di Covid, cioè certe cose ce le stanno insegnando e ci stanno segnalando i punti negativi, la delicatezza di alcuni punti, alcuni elementi e caratteristiche dei social media, cioè il fatto che i soggetti, l'informazione sui social media è facilmente soggetta al cosiddetto meccanismo delle fake news, per cui una notizia, se è falsa ma fa clamore, gira di più e diventa più interessante, più d'impatto della sua corrispondente antibufola, cioè della notizia che invece la smentisce. Questo purtroppo è un meccanismo che va disinnescato assolutamente. Adesso, visto che le piattaforme social si sono un attimo date da fare per bloccare i contenuti che non sono controllati e che diffondono informazioni stupide e sciocche, però quello che si vede in The Social Dilemma è un po' quell'aspetto delle nuove generazioni che vengono, passatemi il termine, un po' rincoglionite, rintontite dall'uso dei social, cioè per cui l'attenzione, l'attenzione dell'individuo viene assorbita completamente dallo schermo e il meccanismo automatico è quello di continuare a scrollare, continuare a sfogliare questi contenuti, perché diventa una sorta di droga, di dipendenza, per cui ho bisogno sempre di questo stimolo che però mi rende sempre più apatica. Quello è l'aspetto che mi fa davvero più paura. E mi rendo conto che probabilmente io, proprio per la generazione da cui provengo, non le percepisco ancora la gravità, perché io ho un modo di usare i social che viene dal mondo pre-digitale. Cioè, io ho avuto il mio primo cellulare intorno ai 19 anni e quindi la mia personalità, che si forma, come immagino tutti sappiate, cioè, la grossa personalità si forma in età adolescenziale, no? Cioè le cose che il tuo modo di essere che si forma tra i 13, 12 e i 18, 19 anni è quello che poi ti porti dietro in buona parte anche dopo. E quindi quella parte lì di evoluzione, di mia crescita è avvenuta in un mondo predigitale. Quindi io sono una di quelle generazioni a cavallo che riesce da un lato a ricordarsi com'è il mondo prima del digitale e dall'altro non ha fatto molta fatica ad adattarsi al digitale, perché insomma non sono ancora così vecchio, ecco. E quindi mi sono abbastanza adattato. Devo ammettere che sto facendo fatica con i nuovi social. Ecco, io TikTok
Già faccio fatica con Instagram, con TikTok faccio davvero fatica a capirne l'utilità e noto un declino verso la stupidità dei contenuti. Cioè ogni piattaforma, ogni volta che esce una nuova piattaforma è sempre più mirata alla leggerezza e alla stupidità. Cioè, si diceva questa cosa di Facebook, di Twitter, tutto quello che volete, però Facebook e Twitter, Pinterest anche. E LinkedIn soprattutto, secondo me sono ancora oggi dei potentissimi mezzi per creare rete e diffondere informazioni anche di altissimo livello. Io su Facebook sono iscritto a tantissimi gruppi tematici, di ricercatori, di informatici, di ingegneri, di gente che ha delle competenze diverse dalle mie, con cui ogni tanto ho bisogno di confrontarmi anche per il mio lavoro, per la mia attività di divulgazione, e da lì mi arrivano delle informazioni fresche, di persone competenti. Verificabili e via dicendo, quindi indubbiamente io non farei cambio, cioè non tornerei ad un mondo dove l'informazione gira da altri, fa altri passaggi, diciamo, pre-digitali. Nello stesso tempo non riesco a vedere questa funzione informativa di divulgazione e di formazione nei nuovi social. Certo che se un social è interamente strutturato su balletti, imitazioni, doppiaggi e scenette come TikTok, hai voglia di dire che è un social che può avere una componente anche istruttiva, formativa. Adesso ovviamente, qua sotto deve comparire, attenzione, il soggetto che parla è ormai un vecchio boomer rincoglionito, no? Perché probabilmente è così, cioè probabilmente non riesco a cogliere questo elemento, forse perché sono io che ho perso il contatto con queste nuove generazioni, cioè se TikTok è pensato, è strutturato e progettato per affascinare ragazzi tra i 12 e i 15 anni, 16 anni, che possono essere tranquillamente miei figli, probabilmente non è che sono loro sbagliati, ma sono io che sono vecchio e rimbambito. Questo non lo nego, però ecco, mentre in Facebook vedo entrambe le anime, o in Twitter vedo entrambe le anime, cioè vedo sia la parte cazzeggio, che è legittima, cioè uno dice, io ho tanti amici che dicono, ma io su Facebook ci vado una volta ogni tanto, guardo due cazzate, metto due fotine del mare, faccio due battute, guardo il meme, però finisce lì. Usarlo come lo uso io invece è un altro mondo, certo. Quindi in Facebook però si possono fare entrambe le cose. Cioè io, come sapete, su Facebook pubblico pochissimo della mia vita privata e lo uso come strumento per divulgare le mie attività professionali, fare attività appunto, informazione, formazione, divulgazione e creare contatti che poi mi tornano utili anche nel mondo lavorativo, nell'attività di insegnamento e di consulenza come avvocato. Capisco che questo non sia da tutti, cioè alcuni hanno una percezione dei social come appunto luoghi di cazzeggio, passatemi la parola, luoghi di leggerezza. Secondo me è questo che va rivisto. Ecco. Se ci sforzassimo a vedere i social media, come anche era nata internet, il web, cioè il web era nato come luogo di informazione e condivisione di informazioni, cioè, poi nulla vieta che il web sia anche veicolo di intrattenimento e di cose leggere, però devono convivere le due anime. Se iniziamo con questo atteggiamento mentale per cui io vado sui social solo per cazzeggiare, solo perché è un momento di svago, è chiaro che lì passeranno sempre solo contenuti leggeri, tendenti allo stupido, cioè tra leggero e stupido potrebbe anche essere, il passo potrebbe anche essere no, non così lungo. Detto questo, ripeto, cioè noi possiamo far poco se non cercare di educare, appunto, cioè se le nuove generazioni sono affascinate da quei contenuti e ci sta, perché ho avuto anch'io 12-13 anni, quindi giustamente non hai a quell'età la percezione di fare le cose con un'utilità necessaria, con un certo approccio costruttivo, ma fai le cose anche puramente per passare il tempo, per divertirti, per cazzeggiare, è legittimo. La differenza è che prima, nel vecchio mondo pre-digitale, si cazzeggiava diversamente, si andava al parco, si usciva con gli amici, si andava a giocare a calcetto, si andavano a fare le marachelle in giro. Nel momento in cui lo si fa attraverso una piattaforma social, non hanno probabilmente i ragazzi la percezione dell'impatto che quelle azioni possono avere su un'ottica a volte, cioè su una platea molto molto più ampia rispetto a quello che era il giro di amici, no? Quando facevi la classica uscita di nascosto, marinare la scuola, cose che avevano un impatto su un gruppo di 5, 6, 10 ragazzi. Sui social la marachella, la sciocchezza di uno può avere una visibilità così grande e avere un impatto sulla psiche, sull'aspetto, diciamo, dell'imitazione, modellazione dei comportamenti, che
molto più ampia. Su questo, secondo me, ovviamente, un ragazzo di 12-13 anni non lo può capire da solo, bisogna insegnarglielo. Allo stesso tempo, le piattaforme, secondo me, potrebbero essere anche progettate meglio. TikTok è progettata in modo tale che premia i contenuti che seguono alcuni trend. E quindi te le suggerisce lei, cioè tu ti iscrivi, ti va, questa settimana vanno molto i balletti in cui si, non lo so, ci si veste da gattino e si fa miau, no? Adesso sto inventando. Allora tutti per avere successo su TikTok quella settimana lì fanno il balletto da vestito da gattino mentre fai miau e fai così con la zampina. Vabbè, ci sta, però se tutte le settimane c'è qualche proposta di questo tipo, è chiaro che tutti quelli che sono su TikTok saranno portati a fare sempre contenuti stupidi e leggeri, perché quello è l'unico modo per far emergere il contenuto sulla piattaforma, sennò la gente non ti vede, non ti mette i like, non ti segue, quindi tu ti senti cretino. Però ecco, se la piattaforma stessa una volta ogni tanto invece dicesse: oggi, questa settimana, promuoviamo video in cui parlate della, non so, della vostra lezione a scuola di scienze, o della vostra, di come vivete lo studio del, non so, di una poesia che avete letto e che vi è piaciuta particolarmente, magari, no, ci sarebbe un attimo lo spinta, lo stimolo verso qualcosa di un po' più costruttivo e culturalmente edificante. Ovviamente bisogna aver voglia di farlo, no? Le piattaforme dicono: no, ma noi andiamo in quella direzione perché i ragazzi vogliono quella roba lì, e quindi noi offriamo quello che loro vogliono, le nostre statistiche ci dicono quello. Ma in realtà non pensate che sia sempre così, cioè a volte le statistiche vengono innescate dalla proposta, cioè dall'offerta di contenuti. Quindi se la piattaforma viene impostata sempre in quel modo, ci sarà un circolo vizioso per cui tutti saranno portate a pubblicare contenuti stupidelli, leggeri, e mai a pubblicare contenuti di carattere informativo. Anche questo, e concludo con questo, anche questa no, nostra diretta, vedete, adesso sono io, mentre vi parlo, guardo, no, quante persone sono connesse, vedo che più o meno il massimo sono 5, 6, 7 persone. Sono sicuro che se mi fossi messo a fare qualche balletto vestito da gattino miau, qualcuno avrebbe detto: oh, guarda sto rincoglionito, guarda qua, questo va, li prende come se è bruciato il cervello, e tutti a guardarlo. So perché è così, quindi sono conscio del fatto che facendo attività di divulgazione su temi come la sicurezza informatica, la privacy, il copyright, le licenze Creative Commons, non faccio delle cose particolarmente sexy. Però è una sorta di missione che io ho cercato di assumere e di portare avanti. Ovvio, ripeto, un ragazzo di 13 anni non è detto che abbia questo slancio. A 13 anni ero stupidello anch'io, come è giusto che sia un ragazzo di 13 anni, però ecco, secondo me a sto giro sta sfuggendo un po' la mano, dobbiamo stare un po' attenti. Chiudo con un ultimo esempio. Poco fa, io, come sapete, oggi tra i vari siti che gestisco ce n'è anche uno di informazione giuridica, JurisWiki, e quindi ogni tanto guardo in giro se ci sono sentenze interessanti. Poco fa un collega avvocato in alcuni gruppi di giuristi, di avvocati, di esperti di diritto, ha pubblicato una sentenza, cioè il classico post su Facebook in cui c'era l'anteprima con il testo, era tipo: è reato, non mi ricordo che cos'era, è reato, non lo so, cioè rubare, cioè c'era una classica frase che riassumeva il senso della sentenza. Però poi cliccando sul link si apriva il testo della sentenza, che era una sentenza completamente diversa, parlava d'altro, parlava di, mi ricordo, di incidenti stradali, di sinistri stradali. Cos'è successo? Semplicemente colui che ha gestito il sito probabilmente ha sbagliato, ha caricato una sentenza sbagliata. Ci mancherebbe, gestisco siti anch'io, lo si fa come attività, diciamo, hobbistica, e quindi ci sta che si possano essere degli errori. Qual è il problema? Che questo link è girato molto, e molti commentavano sotto, su Facebook, commentavano questo link leggendo solamente le 7-8 parole del titolo. Alcuni, pochissimi, cioè tipo su 50 utenti 2, cioè un 5% possiamo dire, o un 10% forse, diceva: ragazzi, ma state commentando una sentenza, ma poi se aprite la sentenza in realtà c'è un'altra cosa, quindi stiamo commentando solamente un titolo, non stiamo commentando una sentenza. Questo per dire cosa? Che la gente non legge, cioè un altro dei problemi del safer internet, e qui parliamo di gente adulta, parliamo di gente con lauree, parliamo di gente con tutti gli strumenti culturali per capire il problema, quindi non il ragazzino di 13 anni che fa il balletto e che è affascinato da fare le cose un po' più leggere e stupidelle,
Però ecco, cioè, quando siamo sui social c'è una tendenza a abbassare l'attenzione, a non concentrarsi, a non prendersi quei 2 minuti di tempo per approfondire, capire davvero cosa sta succedendo, ma nel frattempo commentiamo e soprattutto la cosa peggiore, diffondiamo il contenuto. Cioè quel link, quel post è stato diffuso su Facebook tantissimo, tutti pensano che quel post dica una cosa, ma se poi si clicca sul link il post ne dice un'altra. Provate a pensare il rischio che c'è dietro questo. Qua parliamo di una sentenza che dice una cosa, che parla di un argomento piuttosto che un altro, nulla di particolarmente grave. Però pensate se in quel link ci fosse stato qualcosa di pornografico, pedopornografico, qualcosa di grave, e noi stiamo invece lo stiamo diffondendo semplicemente perché abbiamo letto quella piccola anteprima snippet che ci offre Facebook e ci fidiamo senza averlo controllato. Ho visto che Twitter ha inserito, e questo secondo me fa onore a Twitter, dovrebbero metterlo anche le altre piattaforme, ha inserito una funzione per cui se retweeti, cioè se diffondi un tweet che contiene un link senza che tu l'abbia letto, senza che tu l'abbia aperto, scusate, ovviamente non possono sapere se l'hai davvero letto, però possono capire, no? Su Twitter la piattaforma può capire se tu hai cliccato davvero sul link che stai condividendo. Allora ti avvisa, ti dice: attenzione, stai condividendo un tweet, stai retweetando qualcosa che contiene un link, ma non ci risulta che tu l'abbia aperto. Vuoi prima leggerlo? Vuoi prima aprire il link? Ecco, vi assicuro che questa cosa sembra banale, ma salva, secondo me, da una serie di pericolosi equivoci. E quindi questo è un altro spunto di riflessione. Niente, basta. Come vi ho detto, erano delle riflessioni a braccio, quindi non volevo più di tanto fare la lezioncina. Vedo che ci sono delle persone connesse. Se qualcuno vuole fare commenti, vuole dirmi qualcosa, vuole aggiungere una sua riflessione, vuole dirmi che ho sparato delle cose deliranti, ho parlato di cose deliranti e sconclusionate, lo accetto. Però ecco, ditelo adesso o tacete per sempre, perché se poi interrompo la diretta non possiamo più interagire. Ma mi farebbe piacere interagire un po' con voi, perché anche io in questi giorni qua di restrizioni da Covid ho bisogno di interazione umana. Vediamo se qualcuno commenta. Ok, devo aprire i commenti per vedere. No, quindi non ha scritto nessuno, niente, vuol dire che le cose che ho detto vanno bene così, oppure non hanno stimolato particolari riflessioni. Spero che poi il video rimanga. Cioè, anzi, non spero, il video rimane, cioè finita la diretta, il video rimane e quindi potrete vederlo anche in differita. Poi, se riesco, lo scarico, lo metto anche sul mio canale YouTube se ritengo che riguardandomi mi sono piaciuto e ho detto cose sensate. Volevo darvi però due appuntamenti prima di andare via, quindi non scappate. Allora, questo venerdì parteciperò ad una presentazione di una mezz'oretta, 40 minuti, organizzata da Feltrinelli Education e Appoggio Editore. Allora, Feltrinelli Education è una sorta di nuovo progetto di Feltrinelli, della casa editrice Feltrinelli, mirato alla formazione e organizzazione di corsi di formazione specialistici per professionisti, per alcuni tipi di figure, in cui rientra anche la scuola Holden di scrittura creativa, di Baricco e altri progetti molto importanti. Ecco, io in questo grande progettone faccio parte per una piccola piccola parte, perché tramite Appogeo Editore, con cui collaboro, che è un Appogeo del, scusate, che è un editore del gruppo Feltrinelli, ecco il legame, organizzo e tengo due lezioni all'interno del corso Big Data per Tutti. Cioè, quindi nel piano di Feltrinelli Education, se andate a vedere sul sito Feltrinelli Education, vedete tutti i corsi. Nei corsi relativi al mondo delle tecnologie, innovazione e tecnologie, ce n'è uno intitolato Big Data per Tutti, di cui io, che mi sembra di 8 lezioni, di cui buona parte delle lezioni sono tenute dall'altro docente che saluto, Andrea De Mauro, e due, quelle sulla parte, diciamo, di data management, proprietà intellettuale sui dati, data licensing e data governance, l'abbiamo chiamata. Verrà tenuto da me. Il corso parte il 6 di marzo e noi questo venerdì alle 12:30 su Zoom, l'indirizzo lo trovate sulla mia pagina Facebook, faremo una sorta di presentazione breve, una sorta di open day in cui chiunque fosse incuriosito dal corso può venire a fare domande su cosa succederà
in questo corso e anche magari sugli argomenti che tratteremo nel corso e poi appunto sulla base di quello che emerge in questa discussione decidere se iscriversi. Altro appuntamento che ho lanciato sempre stamattina è un mio videocorso sulla privacy nella didattica online, un videocorso gratuito di quelli che avete imparato a conoscere da quando, diciamo, dal 2000, dalla primavera del 2020, quando c'è stato il lockdown, ho iniziato a proporre questi videocorsi gratuiti che nascono da alcune registrazioni dei miei corsi che poi io rielaboro e metto online sulla pagina. Quindi, se siete interessati, è martedì prossimo, martedì 16 febbraio, di pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, dura circa 2 ore, poi magari ci pigliamo un quarto d'ora finale in diretta per fare qualche commento e discussione. Quindi, chi è attivo nel mondo della didattica, quindi non necessariamente scuola, non solo scuola pubblica, ma anche didattica nel senso di formazione, organizzazione di corsi di formazione, e si scontra con questioni di privacy, potrebbe essere la persona giusta a cui che partecipa, che segue questo mio videocorso, la privacy nella didattica online. Anche lì non dovete fare nulla se non mettere like alla pagina e all'evento, verranno poi fornite informazioni su quando e come compariranno i video, però ad ogni modo, come vi ho anticipato, è martedì 16 febbraio dalle 16.30 in poi, quindi seconda parte del pomeriggio. Basta, per oggi direi che va bene così, grazie a tutti, rimaniamo in contatto perché appunto adesso, passata queste prossime settimane di febbraio, con la primavera inizieranno un po' di cose nuove, nel senso che non vi posso dire eventi dal vivo, perché secondo me andremo avanti ancora con le cose online fino a quest'estate almeno, però ecco, se sono cose interessanti, quindi state sulla pagina, fate like, condividete anche questo video se vi è piaciuto e grazie in generale per la vostra collaborazione. Ciao a tutti, bocca al lupo, ciao!